tornano ad affrontarsi Firenze Arzano e Atletico Chiaiano dopo il match di Coppa Italia del secondo turno a campi invertiti. Chiaiano finì 4-4, seconda giornata nel girone D di Serie D. L'Arzano ha impattato all'esordio 4-4 sul campo dell'Atletico Cantera, mentre l'Atletico Chiaiano ha battuto tra le mura amiche l'Eden Acerra per 4-1. Le squadre si salutano prima dell'inizio dell'incontro tra amici in questa partita. L'Arzano attacca da sinistra verso destra, il Chiaiano da destra verso sinistra. Gli ospiti si rendono subito pericolosi. Montori pesca Verdone che si gira, ma è bravo a Rivoli a dirgli di no. Due minuti dopo è Montori questa volta a impegnare a Rivoli. Il numero 12 arzanese si supera parando e mettendo in angolo. Inizia lo show di Sapio che impegna Rinaldi in un primo momento, 30 secondi dopo lo impegna nuovamente l'estremo difensore del Chiaiano, dice di no due volte all'ex LPG. Ancora Sapio che inventa questa traiettoria e l'Arzano colpisce la traversa. I padroni di casa sferano anche l'1-0 con questa azione successiva. I padroni di casa non riescono a passare in vantaggio. Un minuto dopo questo palo esterno a Rinaldi battuto, è il turno del Chiaiano che esce fuori con Pullo che colpisce il palo interno. La palla esce fuori, Danise non riesce a metterla dentro sulla respinta. Con questa punizione finisce il primo tempo sul punteggio di 0-0. Con le immagini andiamo ad analizzare la ripresa con il Chiaiano che si sente pericoloso con questo tiro di Montori. Bravo a Rivoli a bloccare in contropiede Sapio, si rende pericoloso. Marinaldi gli dice ancora di no. È il preludio a gol che arriva due minuti dopo, 1-2. Con Sapio che un tocco morbido batte Rinaldi per l'1-0. Gol di CS10, quest'anno cambio di maglia per l'ex LPG Group. Rivoli 5 minuti più tardi si supera su questa bomba del campionato atletico Chiaiano Carmine Montori. Su questo fallo la direttore di gara segna calcio di rigore. Come possiamo vedere dal replay, Berardone viene allacciato tra Sirio e Montella. Montella riceve anche un colpo, l'arbitro vede gli estremi per un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Andrea Avoglio che spiazza Rivoli per l'1-1 dell'Atletico Chiaiano. Prende coraggio la squadra allenata da Di Martino, ma Montella dopo questo 1-2 sfiora il 2-1. Il suo tiro termina al lato a Rinaldi battuto. Lancio di Rinaldi, Daniel beffa a Rivoli e realizza il gol del 2-1 del sorpasso dell'Atletico Chiaiano. Questi lanci di Rinaldi saranno il leitmotiv del finale del match, perché poi ci arriveranno le proteste dell'Arzano per questo presunto fallo di mano dell'altro Avoglio. Domenico, potrebbero esserci gli estremi per un calcio di rigore, ma l'arbitro dice di no. Rinaldi prende palla, evita il calcio d'angolo, lancia lungo per Daniel che anticipa tutti e realizza la sua doppietta, il 3-1 che chiude virtualmente il match. 3-1 dell'Atletico Chiaiano. Ci prova il Firenze Arzano a recuperare, ma questa palla persa, salta Daniel, non riesce a realizzare il 4-1. Sapio cerca di suonare la carica per ben due volte, ma sfiora il 2-3, non arriva il gol. Ancora un lancio di Rinaldi, questa volta Rivoli non riesce a trattenere palla, cade a terra e Daniel realizza la sua tripletta personale per il 4-1 che sarà il punteggio definitivo. Seconda vittoria consecutiva per l'Atletico Chiaiano che vola in testa alla classifica, mentre l'Arzano registra il primo stop casalingo in questa stagione dopo una veramente una bella partita combattuta fino alla fine da entrambe le squadre.